Buongiorno cari lupacchiotti! Iniziamo subito con una domanda off topic, ovvero cosa ne pensate di Pokémon Go? Ci state giocando? Quali sono le vostre impressioni? Lo trovate come un'applicazione rivoluzionaria? Insomma, fatemi sapere le vostre che sono molto curioso. Io ci sto giocando tantissimo, sto spendendo un sacco di ore veramente ad andare a cacciare Pokémon e sono felicissimo che sia uscito un app del genere. Bene, detto questo, ben ritrovati qui su Final Fantasy VI. Dunque, noi volevamo continuare a cercare appunto i membri rimanenti, che mi sembra si trattasse ancora della piccola Realm e di suo nonno, lo Strago, appunto. Quindi, allora, iniziamo subito a cercare Realm. E, se vi ricordate, lei era una pittrice, cioè gli piaceva la pittura, e quindi quale posto migliore se non cercarla appunto a Gidor? Perché se ricordate, Gidor diciamo è una città, un paese dei ricchi, e ci stava un certo tizio che appendeva tutti i quadri a casa sua, e quindi probabilmente potrebbe essere lì. Adesso andremo a controllare. Ed eccoci arrivati. Allora, se ricorderete, qui a Gidor ci sta anche un'opera. Ultimamente ho visto molti piccioni viaggiatori dirigersi verso Maranda. Mi chiedo chi manda tutte quelle lettere. Beh, non lo sappiamo già, si tratta del cavaliere Gian. Allora, stavo dicendo, non opera, ovvero un'asta. Però vediamo un attimino se è possibile partecipare all'asta. Ecco, sta per iniziare. Quindi io intanto salvo, perché non ricordo adesso. Partecipiamo all'asta, perché ricordo che c'erano dei premi interessanti. Allora, signore e signori, il prossimo oggetto: un'aeronave in scala 1 a 1002. 5000 quill, ho sentito bene? 7000 quill. Forza, non è il momento di essere timidi. Offriamo 10000 quill. 20000. 30000. Quindi noi offriamo ancora. Chissà dove andrà a finire poi quell'aeronave. Papà, lo voglio, ti prego. No, che non lo vuoi, calmati ora. Lo voglio, lo voglio. Me lo compri, papà? Per piacere. 50000. Forza, non è il momento di essere timidi. O ancora, noi andiamo avanti e offriamo 60000. 1000000 di quill. 1000000? Venduta al miglior offerente, prego, è tutto suo. Congratulazioni. Sì, grazie papà, evviva. Oh oh oh, e va bene, che sia l'ultima volta però, eh. E non dire niente a tua madre, mi raccomando. Ecco, ora abbiamo il nostro premio del giorno. Andiamo a casa. Evviva, sì! Mannaggia, 1000000, questo qua sarà uno dei più ricchi dei ricchi. Vabbè, e per oggi è tutto, arrivederci. Come? Ma io volevo... Volevo continuare, com'è questo fatto? Un attimo. L'asta viene giunta alla fine. Cavolo. Ma io ricordo che c'erano da altri premi. Vediamo, riproviamo a rientrare. Ah, ecco. Partecipiamo. Ok. Round 2. Fight! Signore e signori, il prossimo oggetto! Ah, una cassaforte.
Ecco a voi un grazioso forziere, e il forziere contiene un favoloso anello dell'eroe. 3.000, ho sentito bene? 4.000, 5.000, 7.000. Forza, non è sete, non timidi. Avanti, vediamo, vogliamo avere quell'oggetto. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, cazzo, qui sparano prezzi a caso qua. Offriamo 50.000. Venduto al miglior offerente. Prego, è tutto suo, congratulazioni. E finalmente abbiamo vinto questo oggetto, l'anello dell'eroe. Allora, direi di controllarlo subito. Si tratta di un accessorio. Allora, l'anello dell'eroe apparteneva ad un leggendario eroe. Aumenta i parametri di magia e forza. Sì, però non me li fa vedere nelle caratteristiche a destra. Vabbè. Significa che intanto lo abbiamo nel nostro inventario. Ultimo tentativo, vediamo se si può ancora vincere qualcosetta. Vai. Round 3. Fight. Il prossimo oggetto, signore e signori. Una Magilite. Zona Seeker. Va bene, dai. Qui adesso continueranno a... Oh oh oh, mi comprerò di tutto. Offriranno a... Anzi, però i prezzi sono abbordabili, molto abbordabili. Come possiamo vedere, noi offriamo 7.000. E datevi una calmata adesso, però, dai. Ok, venduto al miglior offerente. Congratulazioni. La Magilite Seeker. Vediamo subito che parametri ha. Allora, abilità Lock. Scudo Sortilego potenzia la difesa magica di tutta la squadra. Ma c'è di meglio, ragazzi, c'è di meglio. Usciamo. Molto bene, ragazzi, molto molto bene. Abbiamo vinto due premi. Vinto, in un certo senso, li abbiamo anche pagati molto cari. Va bene, dai. Almeno vi ho fatto vedere un attimino come funzionava l'asta nel mondo di Final Fantasy. Quindi, tornando a noi, questa è la casa di Ofzer, se vi ricordate. Il proprietario, l'uomo più ricco di Gidor, se non di tutta Final Fantasy. Infatti siamo nella sua villa all'interno e notiamo subito che sono le luci spente. Come mai? Non ricordavo che ci stavano delle luci spenti. Allora, infatti adesso sulla sinistra vediamo dei quadri. E in uno dei precedenti episodi, non ti avvicinare? Chi cosa è stato? In effetti qui non ci possiamo avvicinare. Allora, accendiamo la luce, direi. Sarà un interruttore? Ah, è luce fu. Vediamo adesso se possiamo avvicinarsi. Sì. Quindi qui vediamo dei quadri differenti, uno dall'altro. In un quadro c'era dipinto l'imperatore Gestal e ci stava anche Ultros, se vi ricordate, ragazzi. Immagine di una vecchia urna. Ok. Allora, vediamo qua. Qui ci sta una donzella. Il ritratto di una bella signora. E come dal nulla è scattato un combattimento. Ecco, adesso c'è la nostra protagonista con gli occhiali da sole. Sapete ovviamente che... significa che non possiamo utilizzare la magia, credo. No, mi sbagliavo. Gli occhiali sono credente, ci diminuisce la nostra possibilità di andare a segno con i colpi fisici.
Allora, avete visto, adesso ci è arrivata una porta proprio davanti a noi. Adesso noi andremo all'interno e saremo in una specie di dungeon. Ovviamente i combattimenti casuali ci stanno sempre. E vediamo adesso che... vediamo altri quadri. Allora, qui c'è una porta a destra e una sedia a sinistra. Vediamo la porta intanto. Nulla. La sedia? Cosa succede? Ci stiamo sedendo sul quadro? E una signora di dietro che ci tocca le spalle? Una ballerina! Ovvero, ballerino. Vabbè, lo rubiamo. No, cazzo, ho trivellato! Non ero partito. Ok. Oh mio Dio, una pugnalata! Tra l'altro ho dato l'arma ultima al nostro re Edgar, perché l'ho tolta a Celes per dargli... Signora, lei ci ha buttato dalle scale, per dargli appunto un'arma di... che aumenta il potere magico, sia per Celes che per Terra. Allora, autobalestra. Rubiamo qualche oggettino. Palla pazza abbiamo rubato. Che cosa si tratta? Credo che lo scopriremo tra pochissimo. Palla pazza, allora. Eccola qua, rimbalza follemente sul campo di battaglia e infligge danno ai nemici. Ok. Ok, adesso ci stanno due porte. Oh mio Dio. Quale prenderemo? Destra o sinistra? Andiamo innanzitutto a destra. E a sinistra cosa ci sta? Lo scrigno? Sì. Ma è partito un combattimento. Mogu maschera. Ovviamente un pezzo di armatura. Mogu maschera. Maschera da Moguri neutralizza gli attacchi di veleno. Ok. Sembra che nessuno possa equipaggiarla del nostro party. In effetti è una maschera da Moguro, quindi presumibilmente può equipaggiarlo solamente un Moguro. Cos'è stato quel rumore? Eh? Oh mio Dio, qua cos'è? Un tranello? Qua su cosa ci sta? Nulla. Ci stanno tre porte adesso, ragazzi. Prendiamo questa qua a sinistra. A sinistra? Ok, sembrerebbe quella giusta. Continuiamo. Intanto ci liberiamo da questi schifosi. Ho letto tra l'altro che dovremmo trovare più in avanti un oggetto che ci consente appunto di evitare gli scontri casuali, che sarebbe, ragazzi, una figata unica, perché lo ripeto e lo ribadisco che il modo di liberare lo farò più avanti, quindi facendo così vi toglierò il fastidio dei combattimenti. Allora, lì ci sta una donzella e uno scrigno che sta volando. Sembra sia una casa dei fantasmi, ragazzi, e in effetti sembra proprio così. Dove siamo? Oh mio Dio, dove siamo adesso? Ok. Qui ci cade lo scrigno in testa?
Va bene, va bene. Cosa ci sta? Va bene. Mi aspettavo molto di più, ma ci ha dato solamente quasi 300 pezzi di metallo. E di guillo, voglio dire, metallo. Stavo pensando a Gothic, ragazzi. Comunque, una pozione di merda. Sempre la stessa banda che ci attacca qui in continuazione. Anche se non sono assolutamente un problema per noi. Etere è l'ultimo. E te pareva? Era da immaginare che erano i soliti ignoti. Ago dorato, va bene. Ci avete scassato. Voglio subito quell'oggetto. Cazzo, mi è morta terra. Come ho fatto a non badare ai suoi HP? Ma non è un problema, perché noi abbiamo un botto di coda di Fenice 99. Bene. E adesso li curiamo semplicemente con le magie di Red Girl, visto che con lui non utilizziamo quasi mai la magia di fuoco o di qualcos'altro. Quindi continuiamo. Allora, la donzella. E mo? E dove dobbiamo andare adesso? Oh mio Dio, natura morta, cos'è quel coso? Lo trivelliamo, ragazzi. Oh mio Dio, ci sta augurando la morte, ragazzi, in 20 secondi. Ma credo dovremmo farcela. Non è giusto, perché lui 35 alle 20? Mistero, mistero. Va bene. Ah, ecco la porta. Apriamo. E lì ci sta subito un punto di salvataggio. Ma allora, salviamo sì, perché come ben sapete, dopo quasi ogni punto di salvataggio ci potrebbe stare anche un boss. Allora, salviamo. Qui. Villa di Offset. Ok, adesso altre due porte. Vediamo questa qui. Ti piacerebbe? Noi carichiamo il tutto e saliamo qua. Ok, qui ci stanno due uccelli. Vediamo. Altra porta. Delle scale che conducono una sala dove ci sta un ciccione seduto a terra. Chi è sto tipo? E lì vediamo la nostra piccola Realm che sta dipingendo un quadro molto bizzarro e molto inquietante, se domandate a me. Comunque questo qua dovrebbe essere Oser. Vediamo. Posso parlare con te, signore? Per favore, aiuta il dipinto. Il dipinto? Un mostro si è impossessato del mio prezioso dipinto della dea. Un mostro? Sì, si nasconde nel dipinto. Non si vuole palesare. Realm, devi attaccare il ritratto della dea. Non fare altro che peggiorare le cose. Ti vuoi intromettere fra lei, fra me e il premio, vero? Questo dipinto è il migliore su cui abbia messo le mani da lungo tempo. Nessuno mi può privare di questo piacere. Ok, Chadaranuk, state indietro.
la ragazza nel dipinto è mia. Ah, ecco. Non rincerò a lei tanto facilmente. Bene, bene, bene. Vedremo se non rinuncerai. Adesso ti facciamo vedere noi. Poltergeist. Oh oh, che cos'è? Consumati fino a morire? Che significa? Ah, ok, adesso capisco. Buferara. Quindi noi perderemo adesso HP, un di vita, fino alla fine. Che succede? Si trasforma? Mamma mia che sei brutta. Vediamo innanzitutto quale magia applica blocchi in ghiaccio, ma molto bene. La trivella non fa mai male. Tuona, ok. Benissimo. Ci ha recuperato energia perché abbiamo equipaggiato con lui. Ok, perché abbiamo equipaggiato lo scudo del tuono. Il nemico non ha niente. Madonna. Si ritrasforma. Okay. Assorbiamo la magia. Madonna. Quello, ragazzi, è il massimo di danni che si può fare. 9999. Io intanto curo qualcuno. Assorbito la magia, va bene, va bene. Comunque ha un sacco di punti vita, eh. Sto Chadernook. Possibile! Invece sì, caramissimo. Abbiamo cacciato il fantasma del quadro. Ehi, ora puoi star tranquillo. Il mostro non si possesserà più dei dipinti. Oh, grazie! Per me quel dipinto vale assai di più della mia stessa vita! Davvero? Quindi, che ci faceva un mostro in quel dipinto? Dunque, meglio cominciare dal principio. Stavo osservando una graziosa pietra acquistata all'asta, quando ad un tratto venni assalito dal desiderio di possedere un dipinto di Lakshmi. Chiesi ad alcuni pittori di realizzare il dipinto per me, ma nessuno riusciva ad accontentarmi. Fu proprio allora che sentii parlare della piccola Realm. La portai qui e le chiesi di mettersi subito al lavoro. Ma poi arrivò quel maledetto mostro e si impossessò del dipinto. Deve essere stato attirato qui dalla pietra. Dov'è la pietra ora? Oh, la pietra? Ah, si trova in quella libreria. Allora andiamo subito a dare un'occhiata. Ma questa è Magilite.
Qualunque cosa sia, credo che ora non serva più. Prendetela pure. Ah, ecco, la megilite di Lakshmi. Ora devo andare, ma non ti preoccupare, tornerò per finire il dipinto. Ti aspetto. Ah, eccola qui, la nostra piccola, ovvero, è già salita a bordo dell'aeronave. Comunque, vediamo, controlliamo subito questo Esper, Lakshmi. Allora, braccio seducente fa recuperare i punti vita a tutta la squadra. Wow, ragazzi. Dico solamente wow, perché ci impara la terza il terzo livello della vita, appunto, di aumentare la vita. Qui vediamo a chi possiamo darla, lei a che punto è con la merce? Lei lo sta già imparando. Tra l'altro anche fuoco Gea. Vediamo lei, Fenrir. Ecco, possiamo darla a Celes. Zack. Perfetto. Ok, ragazzi, adesso che abbiamo trovato la piccola Realm, abbiamo... Che ci manca adesso? Fatemi pensare. Intanto andiamo a riposare. Quindi adesso andiamo a cercare l'ultimo personaggio a noi. Si tratta appunto dello Strago, stavo dicendo. Ecco, stavo pensando un attimino chi era. Lo Strago, il nonno della ragazzina. Quindi... lo Strago lo troviamo... sulla torre di Kefka. La torre di Kefka, che si trova al centro dell'universo, sì, dell'universo, della mappa del mondo, che sarebbe questa qui. Lo troviamo qua dentro perché è diventato, si è unito appunto alla setta di Kefka, ai discepoli. Entriamoci. Ed eccoci alla torre, come appunto dicevo. Ma noi dobbiamo avere Realm nel party, quindi ritorniamo un attimino indietro. Perché se tenteremo di parlarci adesso, non ci rivolgerà la parola, e quindi lo farà solamente con la piccola Realm nel gruppo. Eccola qui. Dai, andiamo a sculacciare quel mascalzone. Ovviamente parla di Kefka. Sì, Realm, ma tu sei ancora troppo piccolina, allora portiamo solamente te, perché tanto non ci servono gli altri attualmente. Pittomante. Eccoci arrivati. No, no! Forza, vecchietto ostinato, vieni fuori! Realm? Realm, sei tu, cara? Sei viva! Pensavi che fossi morta? Oh, Realm, credevo che eri... Pensavi davvero che avrei tirato le cuoia prima di te, vecchio pazzo? Mm.
la tua linguaccia è sempre più biforcuta, cara mia. Forza, nonno, tu vieni con noi, lo sai? Ah, beh, certo che vengo con voi. Non posso lasciare tutto nelle mani di un gruppo di bambinetti. E adesso ci siamo riuniti. Lo strago mago blu non ha nulla, come tutti gli altri tra l'altro. Bene, e abbiamo adesso trovato tutti i personaggi, ragazzi, se ci fate caso, l'abbiamo trovati veramente tutti. Allora, adesso, avendo trovato tutti i personaggi che avevamo anche nel mondo precedente, non ci resta altro che andare a cercare altri personaggi opzionali. Tra cui alcuni di questi erano anche opzionali, se non sbaglio, ma adesso ne andiamo a cercare altri che appunto non facevano parte di del primo mondo, appunto. Ok, quindi allora, intanto, siccome a Loki non lo portiamo dietro, possiamo togliere la sirena, l'equipaggio lo lasciamo per com'è e porteremo solamente tre personaggi con noi nel gruppo. Il motivo lo scoprirete tra poco. Nei vostri occhi vedo l'energia per lottare e io non starò con le mani in mano. Sì, grazie nonnetto, ma porterò con me allora la nostra protagonista, la generalessa Celes e Re Edgar. Molto bene, molto bene. E quindi adesso andremo a Narsh. A Narsh, perché si trova un personaggio in effetti che lo avevamo visto anche nel mondo precedente, prima della rovina. Adesso troviamo Narsh, credo sia qui. Sì, già ci siamo. Tra l'altro non so di preciso se lo potevamo, se potevamo utilizzare appunto il personaggio che adesso vi farò vedere, se lo potevamo reclutare già nel passato mondo, ma vediamo. Adesso qui dovrebbe essere fattibile. Qui non ci fanno entrare? Non ci siamo già incontrati da qualche parte? Boh. In ogni caso non c'è rimasto niente qui, a decisione di quello stupido Moguri. Le porte sono chiuse, per aprirle servirebbe un cacciatore di tesori davvero abile. Ecco, qui dobbiamo venire allora con Locke. Va bene, allora intanto usciamo. Cioè, usciamo nel senso, prenderemo l'entrata che vi ricorderete in uno dei precedenti episodi. Bene. Quindi adesso andremo a trovare questo Moguro. Qui ci hanno preso alle spalle, dannazione. Saliamo le scale e vediamo se troviamo sto Moguro. Un personaggio classico dei Final Fantasy, perché i Moguri si trovano, se non erro, in tutti gli episodi, ragazzi. La stessa cosa come Chocobo. I Chocobo sono un qualcosa che... quelli galline, oppure... come possono definirli Chocobo? Fatemi pensare un po'. Galline, struzzo... sì, direi uno struzzo più che altro. Qui. Allora.
Ecco, adesso Terra è inabile di usare la magia. Vediamo se ci rimane questo effetto. No, meno male. Tra l'altro dimentico sempre che c'è un pulsante per correre, ragazzi. Non l'ho mai usato. Guardate, vedete? Si può correre anche senza aumentare la velocità. Oh mio Dio, ah, ok. Qui è quella zona dove dobbiamo seguire quella lucetta, quella luce che appunto ci conduce alla porta senza ulteriori problemi. Allora, adesso dovremmo essere arrivati, sì. Qui è stato uno dei primissimi delle primissime location del gioco, ragazzi, quando siamo stati, quando siamo caduti appunto da un burrone qua sotto con Terra, e con Locke siamo venuti a salvarla. Tra l'altro c'è stato anche l'aiuto dei Moguri, da non dimenticare. E questa dovrebbe essere la caverna dei Moguri. Eccolo lì, tutto solo soletto. Se vi ricordate, qua era pieno di Moguri, ma c'è solamente questo tizio. Cupo! Non spaventarmi così, Cupo! Sai parlare? Un Moguri che parla la lingua degli uomini. Un Moguri che invoca il potere della terra danzando. Semplicemente Mog. Va bene, adesso sì. Vecchietto di nome Ramu mi ha insegnato la vostra lingua, Cupo. Mi appariva in sogno e mi diceva di aiutarvi, Cupo. Quindi vi aiuterò. Scommetto che verrà anche lo Yeti. Lui sarà di grande aiuto, Cupo. A volte è un po' selvatico, Cupo. Credo si trovi qui intorno, nelle miniere. Se glielo ordino, ci aiuterà. Cerchiamolo, Cupo! E andiamola a cercare, ok, allora. Lui ha una lancia mitril, ok, scudo mitril. Possiamo dargli un elmo d'oro. E l'armatura d'oro. Il Moguro, diciamo, è un personaggio, come dire, molto simpatico, dai, sono una razza molto simpatica. Allora, nel frattempo che andiamo a cercare adesso quel lo Yeti, perché ci parlava di uno Yeti, ragazzi, molto interessante. E quindi dove si trova adesso sto Yeti? Bella domanda, che innanzitutto direi di tornare indietro, quindi ci vediamo tra pochissimo fuori dalla caverna, ragazzi. Adesso ci dirigeremo appunto nella città di Narsh, perché le miniere, ovvero l'altra parte delle miniere, si trova a nord della città, dove siamo stati all'inizio, ragazzi, del gioco. Ecco, questa melodia è classica, ragazzi, si trova in effetti quasi su ogni Final Fantasy. Diamogli un'ascoltata, ragazzi.
E beh ragazzi, molto classica, molto nostalgica anche questa melodia, ci tenevo a farvela sentire anche, perché ripeto, in molti Final Fantasy, se non in tutti, adesso io potrei anche sbagliarmi quando dico qualche cazzata magari, ma credo dovrebbe esserci in quasi tutti i Final Fantasy. Bene, noi alla fine siamo venuti qui solamente per recuperare l'energia, adesso torneremo appunto sui nostri pass. Quindi, la città di Narsh e le miniere che conducono in un posto in cui andremo a cercare adesso uno Yeti. Quindi le porte qui dovrebbero essere tutte chiuse a chiave. Ok, dovremo ritornare poi magari con Locke per vedere se riusciamo ad aprirle. Adesso metteremo sulla strada e andremo dove abbiamo combattuto con Kefka e il suo esercito, se vi ricordate, quando lui, ovvero Kefka, aveva intenzione di rubare l'Esper che si trovava qui. Quindi allora adesso dobbiamo trovare appunto la strada. Strada esatta, vediamo se qui sembrerebbe sì, la via è giusta. I picconi a terra, ah ok, qui si passa questo ponte. In effetti ragazzi, io di questo Yeti ne parlavo in un altro dei precedenti episodi appunto, ed è appunto un protagonista inedito ragazzi, non l'abbiamo ancora visto, però io me lo ricordo, un tipo molto, come dire, testardo. Però anche molto forte, ricordo aveva una forza veramente bruta, una forza davvero... Ok, adesso qui siamo dove ci stava appunto il combattimento tra l'esercito che sta... Oh mio Dio, un drago leggendario ragazzi, salviamo e combattiamo. Drago dei ghiacci, oh sembra molto piccolo questo qui eh. Allora, danziamo serenata d'amore con il Mogu. Dove ci è trasportata adesso? Allora, se lui è di ghiaccio, credo che Fuoco G abbia imparato la magia nuova adesso, ragazzi. No, cazzo. Vabbè. Anzi, adesso mi devo ricordare che devo dare l'Esper a Celes. Così da poter imparare Fuoco Gea anche con Celes, appunto. Zero assoluto, oh mio Dio. Qui ci congela adesso. Madonna. Mamma mia, devo subito guarire. Madonna. Sì, è in effetti il drago più... uno dei draghi più scarsi leggendari. Infatti l'abbiamo vinto senza alcune complicazioni. Scudo della forza. Mancano 5 draghi ragazzi. Appuntiamo, appuntiamo. Quindi scudo della forza lo possiamo dare a lui. Difende soltanto dagli attacchi magici. Potrebbe essere interessante contro dei mostri che fanno appunto dei solamente attacchi magici. Ricordiamoci di questo scudo. Ok. Quindi
continuiamo a salire. Ecco, stavo dimenticando l'abilità che devo dare. Allora metto Fenrir a lei. Quindi Energica tanto lo impara comunque tramite la Fenice. Esatto. E in più impara anche Fuoco Gea. Adesso ci siamo! Volendo potremmo salvare, ma attualmente non c'è la necessità. Quindi questo è il luogo dove si trovava l'Esper, appunto, ragazzi. Il Monte Narsh. Ripeto, questa zona è assolutamente opzionale, ragazzi, non c'è bisogno normalmente fare questo. Potremmo andare semplicemente da Kefka. Oh, ma qui ci sta l'Esper ancora congelato. Per favore, Terra, non trasformarti adesso e non volar via, eh. Valigarmanda. Montura? Requiem notturno. Dobbiamo scongelarlo? Mamma mia. Il problema è se noi poi lo scongeliamo, cosa succede poi? Si è inciampato. E che fa? Ci dà solamente le punture? Dai, riguardiamo Requiem notturno. Già terminato. Ok. Tra l'altro, se vi ricordate, il gioco è iniziato proprio andando a cercare questo Esper. Ok. Degli Esper umani hanno spezzato il mio sigillo di ghiaccio. Degli umani che posseggono Magilite, chi siete? In fondo, non importa. Ciò che importa è che l'area è impregnata di un fetido olezzo di distruzione. Colpa della guerra dei magi? Quella folle guerra senza fine. State cercando di porvi termine? Ebbene, mi fido di voi. Ecco. Grazie, hai ottenuto la Magilite. Grazie, grazie. Oh, sembra ci sia una buca. Vediamo un attimino qual era adesso la Magilite. Appunto, tripla calamità. Infligge danni di fuoco, ghiaccio e tuono. Madonna, ragazzi. Con questo qui impareremo Fuoco Gea, Buferaga e Tuonaga. Alla fine, Bufagea e Tuonagea, se vogliamo. Non so perché dico Fuoco Gea, alla fine si chiama Fuocoga. Vabbè. Ma Fuoco Gea mi piace di più. Quindi Fenrir, l'abbiamo imparato tutto? No, ma non ce ne frega, perché io preferisco imparare subito le altre due magie che ci serviranno. Quindi, poi le altre abilità le impariamo anche con Redgar. Quindi, scendiamo. C'è una spaccatura sotto i tuoi piedi. Vuoi saltarci dentro? Sì. Vediamo dove andremo a finire.
Ok, una caverna. Prendiamo la strada a destra. E già vediamo degli scrigni. Non niente male. Oh merda. Non so esattamente se dovevamo saltare. Manopole, va bene, questo ce l'avevamo. Rattivello. Lì sembrava una... Cazzo, siamo stati trasformati in cappa! Ma non fa niente, possiamo... Allora... Niente, aspetta, dovrebbe avere anche un oggetto, vediamo... Ciliegia verde... Vai! Pulsante? Ma vaffanculo! Ecco, adesso non ho salvato. Qui qualcuno cerca di portarci... di prenderci in giro, appunto, eh? Tutte queste trappole qua, ragazzi. Stavolta non ci cado. Minchia, qua... Io salvo e vediamo. E te pareva, però? Dove ci porta? Ci porta... Ok, un teschio. Che razza di scultura è questa? Sembra fatta in osso. Ma quella cosa incastonata nella cavità oculare non è forse maginite? Vediamo di che si tratta. Midgard Sorm. Cos'è sto rumore? Sembra che qualcosa di molto terrificante si stia avvicinando a noi. Lo Yeti. Danziamo con le stelle. Ok ragazzi, questo qua è lo Yeti di cui vi parlavo io. Ma dovremmo farcela senza molti problemi. Infatti è già crepato. Sono il tuo capo, Koopa! Aggregati a noi! Vabbè. Uno Yeti che ama scolpire le ossa è più forte di una giga, oppure giga, ma è un po' selvatico. Infatti parliamo di Umaro, ragazzi. Io sono Umaro. Sì, capo. Mi unirò a voi. Umaro, su con la vita, Koopa. Io sto aspettando una grande nave volante. Grazie, Umaro, per la tua conoscenza. Diamo uno sguardo alla Magilite, ragazzi. Abbiamo trovato, ecco, fauci abissali, infligge danni ai nemici con delle scosse sismiche. Va bene. Adesso controlliamo ancora questa caverna, se si può controllare. Oh merda, siamo caduti.
Siamo caduti! Va bene. Nulla ci fa. Adesso possiamo semplicemente ritornare indietro. Sono proprio curioso adesso di vedere se... portiamo innanzitutto Locke qui, perché... voglio vedere se siamo in grado di aprire le porte. Comunque, a parte questo, ragazzi, adesso abbiamo... un altro personaggio, Umaro. Un personaggio, diciamo, che non l'ho usato quasi mai. Però era bello farvelo vedere anche lui. Se non sbaglio, infatti, se lo portiamo in combattimento non dovrebbe rispondere ai vostri comandi. Io lo porto un attimino per curiosità, così vi fate anche una piccola... Tra l'altro adesso lo mettiamo in prima posizione. Sono un umaro, Yeti. Guardatelo che bello. Ok, prendiamo i comandi. Uga, uga. Quindi atterriamo. E diamo un'occhiata. Innanzitutto alle sue armi, cos'ha? Non gli possiamo equipaggiare nulla, il nulla assoluto, perché fa tutto di testa sua. Ecco perché dicevo testardo, eh. Allora. Ah. Adesso se può entrare senza problemi. Vediamolo in azione, sto Umaro. Non possiamo utilizzare nemmeno magia con lui, nulla. Solamente lui, appena è il suo turno, attacca automaticamente. Quindi qui siamo nella locanda. Non c'è nulla di che. Desolazione. Controlliamo un attimino tutte le porte. Porta segreta. E lì ci sta. Ti stavo aspettando. Volevo darti questo. Ho gestito un'armeria per 70 anni, ma un'energia pari a quella di questa pietra non l'ho mai sentita. Se la levigassimo fino a formare la lama di una spada, sono certo che creeremo un'arma molto potente. Che ne dici? Forgio la spada? Bella domanda. Allora, io intanto salvo e ci guardiamo un attimino la spada. Ecco, è la forgiata adesso. Vediamo. A volte lancia la magia fusione. Boh, in effetti è molto potente, ragazzi. A livello di arma, eh. Adesso vediamo un attimino cosa conserva la come magilite. Se ci dà buone magie. Ragnarok. Metamorfosi, una luce particolare trasforma un nemico in un oggetto. Sì, ragazzi, ultima. Magia potentissima che infligge danni a tutti i nemici. Sì, sì, terrò assolutamente questa qui. Ok, ragazzi, dunque, questo era quello che volevo vedere. Adesso noi possiamo andare tranquillamente nuovamente sull'aeronave e possiamo fare anche un piccolo stop qui, perché, ragazzi, adesso manca solamente un altro personaggio che voglio farvi vedere, un personaggio opzionale, ovviamente. Dopodiché abbiamo fatto più o meno a livello di ricerca o reclutamento dei personaggi un po' tutto. Credo ne rimane solo uno, ma potrei anche sbagliarmi. Comunque adesso, intanto nel prossimo episodio andremo a cercare questo tizio e poi vediamo
Prima di imbatterci appunto da Kefka faremo anche qualche missione secondaria che dovrebbe esserci appunto sparso nella mappa del mondo. Bene, direi che ci siamo quasi, ragazzi. Non manca più tantissimo alla fine di Final Fantasy VI. Quindi direi che ci vediamo la prossima volta intanto qui su Luparo TV e vediamo quali progressi faremo nel prossimo episodio. Grazie come al solito per avermi seguito e una buona giornata, serata, nottata a tutti voi là fuori. Grazie, ciao ciao dal vostro Luparo.